Buonasera a tutti gli aretini che sono qui questa sera con noi per la 56esima diretta della conferenza stampa con la quale cerco di darvi le informazioni necessarie per capire come se si sta diffondendo il virus nella nostra città e nella nostra provincia e che ci dovrebbero dare spesso le indicazioni anche su quelle che sono le iniziative che ci sono in città e quali sono i nostri comportamenti per continuare a evitare che il virus si diffonda. Anche oggi vi do buone notizie. Abbiamo zero contagi in città e solamente tre a livello provinciale. Quindi la nostra città sta tenendo molto bene. La serie di numeri degli ultimi 4 giorni è 1-1-0-0. Quindi sembra che ci stiamo adagiando correttamente su un'assenza di contagi. Questo sapete che è fondamentale per noi per poter mantenere le aperture che attraverso l'applicazione del decreto della Presidenza del Consiglio siamo riusciti ad avere. Sapete che una parte perlomeno del manifatturiero ha riaperto i battenti, le fabbriche hanno ricominciato a produrre, quindi le attività produttive sono diciamo non più ferme. Se tutto continuerà ad andare bene, se i contagi continueranno ad essere praticamente nulli, c'è la ragionevole aspettativa che con il 18 di maggio si possa arrivare ad ulteriori aperture e poi ancora il 1° di giugno. Quindi continuiamo su questa strada. I numeri complessivamente oggi quindi sono zero contagi ad Arezzo e per cui il numero totale di contagiati dall'inizio dell'epidemia oggi era e rimane di 86. In provincia abbiamo tre contagi complessivi e quindi si passa dai 601 casi di ieri ai 604 di oggi. Questi 604 casi provinciali sono assistiti, come sempre, non ci sono modifiche per quello che riguarda la presenza nel nostro ospedale San Donato. Abbiamo 6 persone in terapia intensiva ancora oggi, 36 persone in malattie infettive e ancora 562 in isolamento domiciliare o quarantena che dir si voglia. Per quello che riguarda i quarantenati aretini della nostra città, complessivamente erano 159 e rimangono 159 perché uno entra perché c'è un isolamento in più e uno ne esce, abbiamo un isolamento in meno, quindi in realtà il netto è zero e rimangono 159. E sono sempre 150 adulti e 9 minori. Vi dico subito che c'è anche una crescita nel numero dei guariti, che oggi sono 3 in più rispetto a ieri e quindi abbiamo complessivamente 62 guarigioni rispetto al totale di sempre. Questo per noi è molto importante perché vuol dire a questo punto che i contagiati presenti in questo momento ad Arezzo sono soltanto 24, quindi la nostra città, che è una città di 100.000 abitanti, in questo momento ha dei numeri particolarmente favorevoli. Dobbiamo mantenerceli per le prossime settimane. Questo per quello riguarda i contagi di Arezzo e della provincia di Arezzo. Vi do anche una veloce informativa su quello che è il contagio regionale. 9.631 sono oggi i contagi in Regione Toscana. Rispetto ai 9.601 di ieri ce ne sono 30 in più, quindi anche il contagio regionale è relativamente poco aumentato. Non ho preparato i grafici perché sono talmente piccoli questi numeri che i grafici che vi farei vedere sarebbero uguali a quelli di 3 giorni fa, quindi è inutile che io insista a farvi vedere questi grafici. Magari fra qualche giorno, anche se non dovesse cambiare nulla, ve li rinfrescherò giusto per confermare gli andamenti che ci eravamo detti qualche giorno fa. Velocemente il dato nazionale, anche oggi dalla Protezione Civile abbiamo numeri molto importanti. Allora, a livello di positivi nazionali, sappiamo che oggi rispetto a ieri i positivi sono diminuiti di ben 1.513 unità, quindi il numero complessivo di positivi oggi in Italia è di 98.467. Come vedete stiamo scendendo molto. La percentuale di diminuzione oggi è dell'1,5%, ieri su ieri l'altro era solo 0,5%, quindi è 3 volte tanto. Quindi numeri buoni, numeri che ci fanno sperare bene per il futuro del contagio in Italia. Quindi sapete che dal tema contagio italiano, scusate, dipende moltissimo la capacità del nostro paese di accogliere e soprattutto di poter viaggiare all'estero
e questo per il lavoro, per la produzione, per quello che è la nostra attività di interfaccia con l'estero è importantissimo. Ci stiamo avviando, sembrerebbe, verso una riduzione complessiva molto importante del contagio, e questo direi che è pari pari quello che avviene nella nostra città. Purtroppo i deceduti ancora oggi aumentano, sono 236 in più rispetto al giorno precedente, numero elevatissimo. Complessivamente per coronavirus sono morte 29.315 persone, 29.315 italiani che non ce l'hanno fatta. L'incremento di oggi è dello 0,8%, quindi ancora un incremento abbastanza significativo, addirittura superiore a quello di ieri su ieri l'altro, era 0,6. I guariti crescono più di ogni altra categoria, sono più 2.352, che porta il numero totale dei guariti a 85.231. Vedete come i guariti crescono tantissimo, e questo va a aumentare complessivamente il successo delle operazioni di quarantena e di assistenza che viene data agli italiani che purtroppo si beccano il virus, ma ancora siamo lontani dalla risoluzione complessiva del problema. Concludo con il numero totale di casi italiani che oggi è 213.013, quindi questo è il numero totale di contagi da inizio epidemia. La crescita di oggi è di un migliaio, 1.075, tantissimi tamponi effettuati in tutta Italia fino a oggi sono complessivamente 2.246.666. Fatemi dare un commento generale su questi numeri. I numeri sono positivi, ma come ho detto ieri e come continuerò a ripetervi anche nei prossimi giorni, se nulla cambierà, questo non ci deve far cantare vittoria. Noi abbiamo imparato da questa esperienza brutta, ma qualcosa l'abbiamo imparata, che questo virus ha una caratteristica, ne ha due caratteristiche particolari. Una, la più sgradevole, è che si trasmette con una grande facilità. Anche quando non ce lo aspettiamo, è sufficiente parlare nelle vicinanze di una persona e le piccole goccioline di saliva che escono dalla nostra bocca quando parliamo, se non siamo sufficientemente schermati con una mascherina, possono raggiungere il volto del nostro interlocutore ed essere assorbite dalle mucose della bocca o del naso e anche da quelle degli occhi. Per questo è molto importante, ve l'ho sempre detto, mantenere la distanza che viene definita distanza sociale di 1,80 m, ma bisogna anche proteggersi opportunamente con la mascherina. E l'altra grande cautela che dobbiamo apportare è quella di lavarsi spesso le mani o sanificarle spesso con una delle tante soluzioni che io ce l'ho qui sul tavolo, massaggiandoci le mani con queste soluzioni che sono tipicamente alcoliche, noi siamo in grado di uccidere i virus che accidentalmente possono essere finiti sulle nostre mani quando noi inavvertitamente o senza porci troppi problemi tocchiamo qualche oggetto sul quale si è depositata una gocciolina di saliva emessa da una persona che prima di noi è passata da quel luogo e ha lasciato questo ricordino. Allora, lavarsi le mani, mettere la mascherina, stare lontani almeno 1,80 m, sono tre operazioni non difficili, ma che ci consentono di mantenere noi stessi fuori dal rischio virale. L'altra caratteristica particolare di questo virus che abbiamo imparato, perché nella nostra città molti sono i soggetti che hanno questa caratteristica, soggetti contagiati, è che in molti casi si ha la presenza di un contagio senza sintomi. Quindi una persona apparentemente in ottima salute, senza nessun problema né respiratorio né altro, però ha al suo interno comunque il virus e riesce a trasmetterlo attraverso queste piccole goccioline di saliva. Questo vuol dire, incidentalmente, che non solo la mascherina protegge chi vi sta di fronte o chi vi sta accanto, protegge voi, ma protegge anche gli altri. Protegge anche gli altri perché potreste, senza saperlo, essere voi portatori sani di questo virus. Quindi la raccomandazione è: manteniamo alta l'attenzione ancora per alcune settimane. Poi vedremo il 18 di maggio di tirare un po' le somme e di vedere dove siamo finiti con i contagi aretini, con quelli della regione toscana e con quelli nazionali, per capire se potrà o meno programmarsi definitiva apertura di tutte le attività. Oggi mi dicono che è la giornata internazionale del lavaggio delle mani. Ecco, abbiamo inventato anche la giornata internazionale del lavaggio delle mani. Benissimo, mi fa piacere perché è perfettamente in tema
con quello che vi stavo dicendo. Vi ricordo anche che oggi è il 5 maggio, per chi ha memoria storica sa a che cosa mi riferisco, ci sono almeno due eventi importanti nella storia del mondo occidentale e quello italiano in particolare, il 5 maggio. Non vi dico cosa sono, così vi scervellate un pochino e ve li andate a cercare se non li sapete. È uno scherzo che vi faccio, ma è il preludio di una, diciamo, dell'ospite che farei entrare adesso. Ed è, io ho due ospiti oggi. Uno lo conosco ed è la Sandra Capogreco, che è una carissima amica, ma è qui perché lei è la presidente di EMPA, provinciale aretina, ed è EMPA il soggetto che gestisce il nostro canile. Voi sapete che io è un po' di tempo che ne parlo di questa cosa. Avrei piacere che le famiglie adottassero un po' i gentili ospiti del nostro canile. E negli ospiti del nostro canile, io questa sera vi presento il mio ospite numero 2. Questa è una gattina meravigliosa che mi è stata portata pochi minuti fa da Eleonora Miliciani. Questa gattina è stata trovata nella nostra città a un mese circa, è molto vivace, anche se ora sta ferma nella mia mano. Non ha un nome, però siccome me l'ha portata Eleonora, io l'ho ribattezzata Eli. Poi chi se la prenderà potrà darle il nome che ritiene più opportuno. Io la faccio montare sul mio computer, vediamo che cosa fa. Bene, è una gentilissima compagnia che io vorrei che fosse in qualche maniera adottata da un bambino di questa città. E come lei ce ne sono tante di queste gattine, di questi gattini, e ci sono anche tanti canini. Io la restituisco a chi me l'ha portata perché la vedo agitata, non vorrei che mi cascasse dalle mani. Grazie Eleonora. Bene, quel gattino meraviglioso che io vi ho fatto vedere in questo momento è allevata opportunamente ed è imboccata perché è ancora troppo piccola per poter mangiare da sola, quindi ancora qualche settimana di assistenza necessaria presso, in questo caso è Eleonora che se ne sta occupando, ma poi sarà disponibile lei come altri animaletti come questi che ora ce ne parlerà la Sandra Capogreco, ma che sono disponibili presso il canile, che molti di noi dimenticano esistere. In realtà esiste un canile municipale dove tutti i piccoli randagi che vengono trovati sul nostro territorio vengono raccolti e lì sono amorevolmente curati. Però, poverini, sono soli. Quindi noi vorremmo fortemente che le famiglie aretine, soprattutto i bambini aretini, adottassero un po' questi nostri ospiti. Per adozione, ora ce lo dirà meglio la Presidente, però fatemi anticipare, l'adozione è un qualche cosa che se possibile è definitivo, ma se dopo qualche settimana, qualche mese anche la famiglia dovesse rendersi conto che non c'è compatibilità tra la bestiola e l'ambiente familiare o c'è troppa difficoltà nella gestione, diciamo che questa forma di assunzione presso la famiglia del giovane ospite potrebbe tranquillamente tornare indietro. Quindi non è una scelta senza ritorno. Questo per dare la possibilità a molti non di provarci, perché con gli animali non ci si deve provare, bisogna essere veramente appassionati. Però se dovesse andare male non succede nulla, non lo dovete abbandonare. Lo riportate al canile e il canile ve lo riprende e magari sarà disponibile per qualcun altro. Ora io qui mi chiedo perché vorrei che la Presidente Capogreco ci raccontasse un po' anche la vita del canile in questo periodo di Covid-19, come ha vissuto, che problemi ha posto, quanti animali ci sono presso loro, come vivono e la disponibilità a chiedergli un'adozione temporanea o definitiva. Prego Alessandro. Buonasera Sindaco e grazie per questa opportunità. E come hai ben detto te, la possibilità di adottare un amico, in questo momento i nostri ospiti più che altro sono adulti, non abbiamo assolutamente qui in canile da noi cuccioli, abbiamo tantissime richieste per cuccioli ma non ci sono in questo momento, direi anche fortunatamente. Abbiamo tanti canini adulti che aspettano una famiglia. L'adozione, come hai ben spiegato te, deve essere consapevole. Noi cercheremo in questo tempo di Covid molto duro di cercare di segnare tutti gli obiettivi che la famiglia richiedente, di centrare tutti gli obiettivi che la famiglia richiedente
e vedere di trovare il canino giusto o il gattino giusto. Detto che il gattino, tra un po' ci avviciniamo, come hai ben fatto vedere te, la tua ospite, avremo proprio piccolini, mentre per il cane dobbiamo ben capire la richiesta e il tipo. E come hai detto, noi il canile è aperto, perché grazie, questa è una collaborazione con il comune che abbiamo sempre avuto, è possibile rendere il cane, se proprio nascesse un'incompatibilità. Chiaramente io ci tengo a dirlo, se nasce un'incompatibilità i presupposti devono essere di un'adozione definita e per sempre. Bene Sandra, ora approfondiamo anche questo tema, però fammi dare alcuni numeri che forse allora ci abbiamo una domanda per te da parte dei giornalisti, quindi non andar via. A termine della mia chiacchierata ti faranno una domanda direttamente. No, vorrei dare alcuni numeri, li do io, mi ricorreggi se sbaglio. Se uno di voi trovasse un canino o un gattino abbandonato, oltre ovviamente a prendersene cura immediatamente, per raggiungere rapidamente il canile con un servizio che è spesso, diciamo, offerto anche nei giorni festivi, anche il 1° maggio è stato, e così anche nelle domeniche, nei sabato, dovete fare lo 0575 2551, che è il centralino dell'ASL, e chiedere di essere messi in contatto con un operatore EMPA di servizio, e loro ci sono sempre, in modo tale che vi potete relazionare opportunamente per dire che avete trovato un canino e che lo volete affidare al canile. Viceversa, per ragionare di adozioni, correggimi se sbaglio Sandra, io ho uno 0575 35 76 50. Telefonando a questo numero potete mettervi in contatto telefonicamente con l'EMPA, che è il gestore del canino municipale, per trattare l'eventuale adozione di un canino o di un gattino. L'altro numero, l'altro, diciamo, riferimento per avere un contatto è l'email, che è arezzo@empa con la N, Ente Nazionale Protezione Animali.org. Potete anche scrivere una mail per rappresentare il vostro desiderio di adottare un canino o un gattino. Ora però chiederei nuovamente a Sandra: quanti cani, quanti gatti avete ora al canile? Come stanno? Siete riusciti a seguirli bene? Ci avete cibo? Vi manca qualcosa? Io un po' ci voglio mettere del mio, e l'hai capito che ho passione per questa cosa, ma un po' voglio anche accendere i riflettori su una struttura che forse pochi sanno anche che esiste, invece è importante, che è un pezzo di città dove l'amico dell'uomo risiede, purtroppo temporaneamente, ma poi si spera sempre che ci siano delle adozioni. Dai. I nostri numeri, dai, in questo momento sono incoraggianti come i tuoi, ma ci sono. Abbiamo un centinaio di cani, 103 per l'esattezza, poi ci sono presenti, c'è una colonia felina che tu hai visto quando sei venuto in visita al canile, abbiamo fuori, diciamo, circa un centinaio di gatti. Quei gatti lì sono poco adottabili perché sono abituati alla libertà, ma ciò non toglie che tra di loro ci sono dei soggetti da poter fare adottare che ben si adatteranno. Cosa abbiamo bisogno? In questo momento noi siamo stati fermi praticamente questi mesi, non abbiamo potuto fare le nostre solite attività, che tu sai, di collette alimentari fuori dai supermercati, perché appunto siamo in tempo di Covid e quindi siamo tutti a casa. Per ora abbiamo cibo, però sicuramente con i mesi che arriveranno le collette a noi aiutavano tantissimo ad incrementare quello che è, diciamo, le possibilità che abbiamo tramite convenzione comunale, quindi tra un po', senza dubbio, appena tu renderai la possibilità, tu insomma, chiaramente con il governo ci sarà questa possibilità più di spostamenti, senza dubbio qualche donazione in cibo sarà ben accolta presso il canile, presso la struttura. Bellissimo. E poi, come dicevi tu, anch'io tengo molto ai bambini e vorrei con te, Sandro, ci siamo già parlati, vediamo di costruire qualcosa, perché io credo che le fondamenta di questa sensibilità, cioè se c'è una sensibilità verso gli animali, c'è una sensibilità, un'attenzione verso tutto, credimi, verso gli anziani, verso la natura, quindi ci terrei molto a sviluppare nei bambini
il concetto di attenzione verso gli animali. Un animale non va mai maltrattato. Se si Certo. vuole a casa, deve essere, come hai ben detto, con il pensiero di sempre e soprattutto deve essere una decisione di famiglia. Quindi bambini consapevoli con famiglia consapevole, quindi costruiamo insieme qualcosa che ci terrei davvero tanto. Benissimo, lo faremo sicuramente. Tra l'altro, nei prossimi giorni, te l'ho un po' preannunciato, cercheremo con l'aiuto tuo e degli assistenti, dei volontari del canile, di mettere su un book con la fotografia e la storia di ciascuno degli ospiti, in modo che le famiglie, i ragazzi possano vederli e sapere e orientarsi perlomeno da un punto di vista del contatto iniziale con il canile, per poi certamente andarli a vedere, cercare di capire qual è che potrebbe essere il miglior compagno dei prossimi anni, dico io, no? Perché poi diventano amici per la vita. E io nel salutare te saluto anche il mio piccolo amico Sheldon, che ora è in California con la sua patria. Ciao! Ciao. Ciao, aspetta però non andare via perché avrai una domanda da un giornalista. Grazie. Allora, proseguiamo con le nostre cose e pregherei il valentissimo regista Marcello Comanducci di passare il filmato del drone che anche oggi ha lavorato sulla città, nel mentre che vi do i dati che mi vengono riferiti. A proposito, facciamo gli auguri di buon lavoro e l'in bocca al lupo al nuovo comandante della Polizia Municipale, che è il comandante Aldo Poponcini, che da oggi è, diciamo, essendo andato in pensione il comandante Cecchini, il comandante della Polizia Locale. È lui che tutti i giorni mi porta questi dati che io vi riferisco e ha il compito non secondario di dirigere una parte dell'amministrazione comunale che conta 84, 86 addetti e che è preposta al controllo del nostro territorio. Tanti auguri Aldo, buon lavoro. Allora, dicevamo che la PL oggi ha controllato 70 persone che hanno presentato 63 autocertificazioni. Ha elevato una sanzione per contravvenzione al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ha fatto una sanzione anche nell'ambito del regolamento di polizia urbana per abuso di alcol. 27 sono state invece le sanzioni per contravvenzioni al codice della strada. Questo porta le sanzioni al decreto al numero totale di 240, che rapportate al numero totale di controlli effettuati, 5.227, presenta una percentuale leggermente in decrescita rispetto ai giorni precedenti del 4,6%. Qui vedete le zone che sono state progressivamente sorvolate dal drone: zona Tortaia, Meridiana, Pescaiola, Pionta e Campo di Marte. Controllati 9 supermercati e generi alimentari per la verifica della distanza sociale e della presenza all'interno del pubblico dell'esercizio. Sono stati controllati anche 7 esercizi commerciali. Verifica su alcuni assembramenti in zona Giovi e Ponte alla Chiasa e eseguiti, assistito all'esecuzione di 30 tamponi col sistema drive-thru allo stadio da parte della Polizia Locale. Mi viene segnalato che l'utilizzo dei cimiteri e dei parchi che abbiamo aperto ieri sta andando bene, non ci sono assembramenti, quindi in realtà non ci sono motivi in questo momento di doverne disporre la limitazione negli accessi, ma anzi, diciamo, raccomandando però sempre di mantenere le regole di, come dire, convivenza che io vi ho dato all'inizio di questa trasmissione. Due comunicazioni rapidissime. Una, è stata completata la sanificazione di tutti i locali scolastici di proprietà comunale, nidi, materne, elementari e medie, anche se ora non ci rientreremo, però intanto sono stati sanificati. E poi sono già operativi due gruppi di lavoro interni all'amministrazione, finalizzati a dare sostegno alle famiglie nel periodo estivo. Il primo riguarda la progettazione del trimestre secondo i percorsi educativi 03, 36 e 612. E il secondo è più difficile perché tratta la riperimetrazione dei locali, che siano i nidi materne, elementari o medie, per il calcolo degli spazi necessari per ospitare tutti i nostri studenti quando riapriranno le scuole, sapendo che le distanze dovranno essere mantenute in maniera opportuna. Vi saluto su questo prima di passare la parola ai giornalisti, ricordando che noi oggi siamo in una fase calante dei contagi. Ci auguriamo di andare a una normalità tra i mesi di giugno e luglio, normalità che però prevederà comunque sempre il distanziamento sociale, la presenza e l'uso delle mascherine.
ma sappiamo già che molti commentatori ci dicono che tra ottobre e novembre è probabile, è altamente probabile che ci sia una recrudescenza dei contagi. Siccome per quella data è altamente probabile che non sia ancora pronto il vaccino, questo potrebbe portare nuovamente a una chiusura di parti del territorio nazionale e forse anche non soltanto del territorio nazionale. Quindi per noi si apre sostanzialmente una finestra, ascoltatemi bene, una finestra che comprende tutto quasi il periodo estivo, durante la quale vivremo un po' meglio di come abbiamo vissuto negli ultimi due mesi, con più possibilità di movimento, ma sempre comunque costantemente in campana, perché non dobbiamo dar luogo alla ripartenza del virus. Sappiamo già però che in autunno, quindi ottobre-novembre, questo potrebbe avvenire. Cosa significa questo? Dobbiamo predisporci a essere pronti a che tutte le strutture produttive, i pubblici esercizi, ma anche le scuole, ma anche gli uffici pubblici, devono essere pronti a riaprire in maniera opportuna, in modo tale che, anche se il virus dovesse riassumere una qualche importanza, speriamo sempre molto bassa, sia dominabile il lavoro, il contagio attraverso forme opportune di difesa. Se impareremo a vivere con queste precauzioni, molto probabilmente a ottobre, a novembre, anche se ci fossero di nuovo contagi dell'ordine di alcune unità in città o di alcune decine in provincia, potremo continuare a lavorare senza preoccuparci del contagio, o perlomeno preoccupandocene in maniera non eccessivamente, come dire, di tale da rendere necessarie le chiusure nuovamente, perché per noi sarebbe veramente un disastro come economia cittadina. Con questo mi fermo, abbiamo ancora alcuni minuti per far fare le domande ai nostri giornalisti. Prego Eli di portare ancora pazienza per qualche minuto. Prego. Eccoci, eccoci. Una domanda per il sindaco e una domanda per il nostro ospite. Allora, al sindaco Francesca Muzzi, Corriere di Arezzo, chiede: albergo sanitario allo Sport College, come mai questa scelta? Alla fine, scrive Muzzi, relativamente nel centro città. Allora, questa scelta è stata presa dall'azienda senza informarmene preventivamente. Non ho molto da dire sullo Sport College, perché a tutta prima mi sembra una struttura che alla fine ha, vista da fuori, le caratteristiche che sicuramente l'azienda avrà valutato, verificato in tutte le sue componenti, per cui, come ho già detto altre volte, non credo che sia una struttura che possa porre a rischio i cittadini, se ci sono, che vivono nelle vicinanze. È una scelta che non ho fatto, è una scelta che ovviamente mi vede spettatore, questo per chiarire ancora meglio i rapporti che esistono tra questo sindaco e i vertici dell'azienda sanitaria. Senza far polemica, però, io diciamo che non ho dato nessun contributo alla scelta di questo immobile. Questo non vuol dire che non vada bene, attenzione, non voglio far polemica. Mi premurerò di sapere, di leggere le relazioni che certamente l'azienda avrà predisposto, per certificare che quella struttura è perfettamente idonea a svolgere la funzione che le viene destinata. Io ho ricevuto una mail questa mattina, quando il comunicato stampa che individuava quella struttura era già stato messo in saccoccia dall'azienda. Purtroppo la collaborazione non sembra appartenere a questi due enti, non certo una negligenza. Non faccio polemiche, se ci sarà la dimostrazione, che però non ho ancora potuto verificare, che quell'immobile va bene, deve andar bene, e ve l'ho già detto un'altra volta, non è un lazzaretto, non ci vanno gli appestati, ci vanno i soggetti che devono stare isolati, perché soggetti alla diciamo perché sono portatori del virus, ma se la struttura contiene correttamente le loro vite per alcune settimane, non deve comportare rischio per alcuno, e se questo sarà documentato opportunamente, io non avrò nulla da opporre a quella scelta. Bene, poi ho la domanda di Alessandro Bindi, sempre Corriere di Arezzo, per Alessandra Capogreco, che non so, intanto eccoci. Allora, Alessandro chiede se durante questo periodo di emergenza
L'EMPA è capitato o si è presa cura degli animali di proprietà di persone o positive o ricoverate per Covid e quindi impossibilitate a seguire i loro amici a quattro zampe. Noi direttamente no, perché è un'assistenza particolare, speciale, quindi ci vogliono dotazioni particolari per assistere eventualmente in queste situazioni e abbiamo direttive dal nostro nazionale, comunque siamo in accordo anche con gli uffici comunali, in caso è la protezione civile che deve attivare il tutto tramite propri volontari, proprio perché hanno i DPI consentiti in questo momento. Noi siamo semplici volontari cittadini con mascherine e guanti come più qui in città. Bene, non ci sono altre domande per stasera. Bene, grazie Barbara, grazie Sandra. Arrivederci alla prossima. Nel preannunciarvi che ci saranno iniziative di cui già avete avuto conoscenza nei prossimi giorni che riguardano sempre dei programmi per interessare in qualche maniera, supportare tutto il sistema dei giovani, dei ragazzi, ne parleremo spero domani o al più tardi dopodomani. Vi saluto e vi raccomando sempre quello che vi ho sempre detto, dobbiamo stare ancora separati, ma dobbiamo sempre rimanere insieme mentalmente, perché questa è una città e questa città, stando tutti insieme mentalmente, statene certi che ce la faremo.